vendu à télévision. Il compte en tant de bus que fan venir un magou. Non veux juste à venir, t'es on les attriste et travaille. O quoi de vivre en pace, non me veux juste tu raggio. Me fasse una baracca con una branda, qua sulla se due crave, una galina, un can. In cima a una montagna con i custi pide rive, tutta gente non che per riva. La corsa cura lui allena, corsa catte massa te rovina tutta libertà. Sono contento di suo mondo, ma sto mondo nella franga veggio vive come dico mi. Ai tempi quando è braghe e anche presento più, se viveva molto meglio senza mangiare di più. Ho proprie palepine e proprio rughe noci qua, vecchiando tutti in ciassa, godive la sitè. Me faccio una baracca con una branda, quattro stasse, due crave, una galina, un can. Abbiamo i prodotti della terra che sono i migliori in assoluto del mondo. Buon'anima di mio nonno, no? Che era stato in America, lui mi diceva: se noi altri avessimo i contadini americani comandiamo il mondo. Perché diceva questo? Perché noi altri, quando nascevano due figli e un contadino, il più intelligente lo faceva fare dottore e il più scemo lo faceva fare il contadino, invece è il contrario. Capisci? È tutto lì, capisci? Noi abbiamo già i prodotti che sono buonissimi, non bisogna inventarsi creme, stupidaggini, sono buoni così come sono. La cultura contadina è una cosa meravigliosa. Cavoli nere, patate, un po' di sale, un po' d'olio, un po' di cipolla, un po' di cose. Ma lo sa che è un piatto stupendo. Sono contento di questo mondo, ma sto mondo è una franga per giù vive come dico mi. Posci te, se che mondo con le venue, grande cosa. Fimme bordello stesse, non se ne fe proprio ci. Me faccio una baracca con una brada, quattro strasse, due crave, una galinga, un can. In cima a una montagna con i custi pide rive, dove gente non che per riva. A cosa cura lui allena, a cosa catte massa, te rovina tutta libertà. Sono contento di suo mondo, ma sto mondo le da franga, beggio vive come dico mi. Sono contento di suo mondo, ma sto mondo le da franga, beggio vive come dico mi. Sono contento di suo mondo, ma sto mondo le da franga, beggio vive come dico. I turisti hanno un grosso difetto, che attraversano la Liguria correndo in riva al mare e saltando tutto l'interno, dove si mangia meglio i piatti genovesi direi che sono nell'interno, dove si usano ancora vecchi sistemi, i raie si fanno a mano e i testaie si fanno con la formina di legno, tutta incisa con calma e pazienza da qualche vecchio artigiano. Sera quando andiamo via noi abbiamo 3-5 cilindri così che li facciamo pieni di ripieno già pronto e al mattino il ripieno è bello sodo perché se è un grammo lo mettiamo nel frigo, non nel freezer, nel frigo, all'indomani mattina attacchiamo le macchine che abbiamo, le macchine di là, mettiamo giù la pasta e poi alle 11 andiamo a fare i ravioli, tante volte vanno via tutti, non c'è neanche un raviolo a fine servizio. E sono sempre bei freschi perché ogni giorno che andiamo via noi abbiamo il ripieno pronto e domani mattina facciamo i ravioli perché non si potrebbe fare tutto nello stesso giorno, perché come ripeto il ripieno deve essere un po' sodo, se si fanno a mano, ma sa, noi a mano non si può, abbiamo la macchina per i ravioli e allora col ripieno sodo si lavora benissimo. Certe pietanze da poveri ci devi lavorare dalla mattina fino a mezzogiorno o da mezzogiorno fino a sera, perché quelli sono lavorati. Quando uno ti dice
un piatto semplice, una balla. Il piatto semplice sono 12 ostriche, che basta aprirle e sono a posto. Una ragosta, basta bollirla e tu sei a posto. Ma se devi fare certi piatti di trippa, di stoccafisso, di polpettoni di verdura, torte di verdura, e quello non è più così semplice. Dice che quello è semplice, invece quello dovrebbe essere complicato. Aprire le ostriche non è complicato, ci puoi infilare il coltello nelle mani se sei scemo, ma quella è un'altra questione. Sei tu che sei disabile, non il piatto che è complicato. A farti lo stoccafisso accomodato, a farti le trippe accomodate, che è anche peggio, o le trippe con le fagiolane, o le trippe con i garbanzos, come dicono gli spagnoli, che sono i ceci, e ci vuole mezza giornata, mentre un pescione sulla brace, basta buttarlo sulla brace. La besaniga spendemo 600 che da mille a me dice un momento. Del resto me gira un po' di patata, tre rabanetti e quattro succhi, due fisiche di guaraglia, e quella frugia che l'anno scorsa che devi vedere, devi vincere, che è sicura. Cervello anche lì, uova e formaggio di grana, e sarebbero stati zucchini, melanzani, tutta la roba che si può fare di ripieni. Ripieni di verdura che la mangiano tanto volentieri, perché adesso nelle case non ne fa nessuno più per il tempo, perché in genere marito e moglie lavorano in due e i ripieni portano via del tempo. E quindi noi ne facciamo tante ogni stagione, quante stagioni delle melanzane, melanzane ripiene, quando hai dei zucchini, zucchini ripieni. Quando proprio non c'è niente facciamo cipolle ripiene, mangiano anche quelle volentieri con un bel contorno. Disposto a mangiare le verdure grosse, ma quando l'ho scoperto, io mi ricordo che mio papà aveva un amico che si chiamava Gigi, che era di Copenaghen. Allora Gigi tutte le volte che tornava genovese, che era un emigrato, uno di quegli uomini che sono venuti via di qua, da questa terra bella, la nostra Italia, per andare a cercare fortuna in giro per il mondo, però tutte le volte che tornava a Genova ci prendeva tutti gli amici e si andava a mangiare da Franchino, giù in Archivolto Mongiardino, dove ci facevano il minestrone alla genovese. Noi abbiamo un locale anche qui a Sestri che si chiama Daito e Drue,
che fa un minestrone che prenoti, devi prenotare 6 mesi prima. Il minestrone che ha detto non è che lo passavamo, bolliva tanto che si disfava poi. Invece adesso lo passano tutti, che mi pare che si levano un po' di fragranza, beh, tanto sotto i ferri. Invece lì bolliva tanto che si disfava da solo, patate, zucchini, quello che c'era, fagiolane, fagioli, tutta quella roba lì. E poi il pesto, tanto bel pesto, e quando si serviva si sentiva un profumo di quel minestrone. La cerca da pace, qua per trovarla soltanto che chi. E o barca io va contro corrente, e quando canta l'eco si risente, se le vea scimmie che ti dea pace. Della cappotta russa, braghe russe, cappello russo, tipo l'autostrada. Io giallo come i pompieri, tutto di giallo. 2 secchi, uno con i gamberi e l'altro con l'acqua per tenere i pesi da portare su. 2 canne, un salaio. Arriviamo lì, facciamo la prima calata, prendo un saragotto io, lo metto dentro il scroso e Davide era così, fermo con la canna così, un paio a finto. E piovigginava. Arriva in quel momento l'uomo gessato. Quello che la moglie quando dice al mattino alle 6 di domenica, dice te dai mette, mette i pianelli già un po' a casa poi sciorti. E quello lo fa, perché quello è tanto scemo neschi, con la una vita per fare i pianelli su te. E mentre il mulivolo arriva lì, fa con pegua. Salve, mi quando si vede una seiuco dice salve quello pegua, sei quello chi suta che ti ha pescato, e dia dall'anima loro. Cos'è per? La mia unza è molto confermino. Noi ti aspettiamo un pullman perché devo portare a pagare le vendente. Come fa? E risposta da da. E domanda la fama sei così scemo così. Veniamo qui, pego il coccio, questa cosa. Salaio, pesci, cosa è? Hai capito l'uomo gestato? Diffidate quando. Se vuole scemo. Corrente, però poi l'acqua sulla quale lo sto che è cambiata, no? Non capisci niente. Fisso quando lo vado a comprare, lo lascio nella teglia, lascio scorrere l'acqua che vada via un po' l'odore dello stoccafisso. Poi lo metto a bollire per circa 10 minuti, non di più. Poi lo tolgo dal gas, lo pulisco, li tolgo tutta la pelle, tutte le spine, lo pulisco bene bene. Nel frattempo mi preparo le patate a fette rotonde, ci metto l'aglio e il prezzemolo, un'acciuga, i pinoli, i caperi e 2-3 pomodorini.
metto tutto insieme con le patate e lo butto nello stoccafisso nella teglia. Lo metto sul fuoco, l'olio buono extravergine, perché io devo usare quello poco, ma olio buono, e lo metti a cuocere. Lo fai andare, quando vedi che si sta cuocendo le patate, puoi spegnere lo stoccafisso e è pronto per servirlo. La zuppa di pesce è semplice farla, che ci danno tanta, tanta importanza, ed è buonissima. La virtù più importante, per conto mio, è che non ci sia tante spine, tante resche, perché allora mangia e sputa. Sono usciti fuori a ricettare con le cose più stupide del mondo, cioè ci vogliono 24 qualità di qua, 24 qualità, non è vero. Di quei pesci, 24 qualità di erbe, no. Se hai le erbe giuste, anche 3 o 4 vanno bene, se hai i pesci giusti ne bastano 3. Però bisogna saperlo. E io la mia zuppa di pesce, sì, si potrà trovare una spina o due per caso, ma del resto ci metto la pescatrice, ci metto seppie, ci metto muscoli, insomma, e se ci metto delle altre qualità di pesce sto ben attenta che non ci sia delle resche, perché l'uovo le mangia più a non mangiare la zuppa di pesce. I crostini li faccio brustolire come si deve nel forno con un po' di burro, un po' di olio e un po' di sale. Francamente devo riconoscere che una zuppetta con uno scampo, con dei muscoli interi, cioè, fa figura, ma è una questione di immagine, non è una questione di... I francesi che facevano la bouillabaisse, e non la facevano solo i francesi, la facevano anche noi, eccetera, la bouillabaisse è un passato, non ha tutti i colori e la bellezza del piatto di mare. Siccome poi più uno è fesso e più è convinto che il piatto di mare sia quello bello, mia dieta, ti garantisco che è piuttosto pesantina, ad esempio, che ne so, sto che fish a comodo, trenetto peste e poi stifo, porchetta, ma insomma veramente una dieta alla franca like, e chi la fa, colesterolo garantito.
cima! La cima! La cima! La cima alla genovese, è il non plus ultra. Poi non, la lattuga in brodo con ripiero. Io amo per esempio i ravioli di pesce, anche se non sono tipicamente liguri, però anche noi li sappiamo fare bene. La lattuga in brodo con ripieno di carne, la foglia di lattuga in brodo con ripieno di carne. Che cos'è? Mamma mia! È la lattuga che mamma mia! Che spettacolo! Ma se ci mi veniva il coniglio. Poi i funghi, noi genovesi siamo amanti dei funghi buoni. Quindi coi funghi, i funghi si possono mettere dappertutto, sul pesce, su qualunque cosa, in assoluto. Funghi però devono funghi. Essere dove, che zona? Funghi negri, bene, ma così di Duscia scello. Come minimo. Quando arrivi nei posti a cantare, essendo che sei un personaggio così, che aspettano, che arrivi, ti preparano il meglio di più. E a Lua io mi metto sempre a dieta dal lunedì dopo, cioè quello che viene. E il piatto preferito è sempre, se ti fanno due belle trenette con due patate e due fagiolini al pesto, insomma, non è male, non ci dispiace. Questo è un appello anche per chi ci chiama in avvenire. È una salsa universale, non la batte nessuno, il pesto è una salsa universale. Il mangiare genovese decisamente è uno dei migliori, no? Questo pesto ci ha fatto famosi in tutto il mondo. Infatti in tutte le cene di matrimonio, di funerali, di comunioni politiche, non politiche, compleanni eccetera, fanno sempre due o tre primi e uno di questi spetta alle trofie col pesto. Pesto sempre con un mortaio di marmo che poi l'abbiamo messo fuori dalle galline con l'acqua, perché c'era il pollaio con tante galline e serviva per bere alle galline. E quello lì, col pestello, si faceva così e poi ogni tanto il formaggio dentro e si girava l'aglio, è vero, prima a fettine sottile sottile l'aglio e poi si metteva nel mortaio e si pestava. Il basilico va spoltigliato, va schiacciato con formaggio sardo, aglio. Rivedo a grande toa con le due esunte, che ne riuniva a cena e a colazione.
a mamma un mese cu papà de fronte a distribuiva i piatti qua a porzion e nostre sette buche sempre pronte a divorare nette minestron panetta volontè guare fonte. Che gioia, che allegria, che animazione. Ora, quando è massetta a toa solo un d'incanto e mangio in sprescia triste e disattento, che ripenso e mi illudo d'ogni tanto che un giornale appoggiò contro la botticia lo segge su l'un schermo in paravento come nasconde il resto da famiglia. Era uno che era rimasto solo e mangiava col giornale davanti, però si immaginava ancora la tavolata di quando aveva tutta la famiglia col papà, la mamma e i fratelli. Tanto perché su imbriego e non sta cuccio in pe. Su imbriego c'hai l'er qui che metta me moce. Quando me molla pancheti dall'ultimo cian. Se non sbagliassi a picca con tutte e due mani. Inti un momento de calma o cerco de spiegare che chi comanda o le l'uomo perché o porte braghe. Lea se la misse amadito cuscissimo pari. A più manta pipa se cica di mesi sigari. Tanto perché su imbriego e non stago cimpe. La poesia dice: o beato profumin de Bacecco, ti ma ricordi l'aia punsevina, San Chigo, San Ciprian, Serra Ricò, e l'aia un po' lontana da Marina. Firpo, Si sta perdendo la cultura genovese. Tutti parlano di tradizioni, di radici, e qui mi sa che le uniche radici che rimarranno qui saranno quelle che si possono acquistare al mercato e che poi si possono cucinare bollite e condite con olio e limone. Credo che oggi, con in era di globalizzazione, con gli olandesi e i belgi che ci dicono di che diametro devono essere i piselli e i ceci, credo che salvare la cucina locale diventi un rito da carbonari, da fare un po' di nascosto. Ma ha perfettamente ragione Bruno Laus, perché la normativa europea sta uccidendo la nostra cultura. La sta uccidendo perché loro hanno esigenze diverse. Cosa c'è di meglio che il pane fatto in casa? Senza migliorativi? Sa che i pane hanno i migliorativi? Non ci esiste più. Adesso abbiamo il pane, loro fanno il pane, una cosa così, lo mette lì, dopo due ore, vorrei mica un cuscino. Cioè, è un fatto sociale questo. Pochi sanno che la farinata è buona quando è fatta, quando è cotta col forno a legna. Lo sa che legna ci vuole per cuocere la farinata col forno a legna? L'olmo, e lo sa perché? Perché l'olmo brucia senza scoppiettare. Se scoppietta va tutto a finire i lapillini sulla farinata. Ecco perché esistono pochi forni a legna. Oggi. Imbriego dai l'er quinta me da me moce. L'avesci vista prima d'aveira scusa. Quei vi trivala tutte mattin da utripa. Thank you.
Mi sono sentimentale fino a un fondo e perdo l'occhio come un papè di strassa. Sui innamorato di Sena, c'è il mondo, ma con un balino in ta testa, alle affigasse. Evviva la cucina genovese, evviva la cucina italiana, ma in modo particolare la cucina nostra, la genovese. Povera, ma ricca. Ma ricca di grandi sapori. Va bene. Bisogna far da mangiare buono, bene e averci roba fresca, non roba riscaldata. Ecco, cose strane noi non ne facciamo. E si dice che a tavola anche il prete prende moglie, dicono no, a tavola, poi una cosa tira l'altra, vedi quello che mangia. Un po' di scarpe vece scunca c'è, suonetto scina di Ferrari a pe, e i cali ne fa male. Abbiamo poche giacche. Un regalo del frate da Rivea, un laccio di oggi che un chilo di grifea, un meglio non che na, ma va ben così, basta la salute in goto di bimbo, e in tuo bailame di questa confusione mica dico, io remember, ma se io penso all'uomo, già sarà non sarà, mi vedo righi e ne sarà.
in France au mar. A lui mi penso, ancun de ritornare. Non mi diamo la buonanotte, eh? A pose o se, non me ma d'una. Mi raccomando, venite a mangiare anche domani, eh? Addio luna, addio stelle e a sera. Favisena capeva da recente. Sto magun che in tagua me se me fa su una barraca con una branda qua su tasse due crave una galinga un can insieme a una montagna con i custi fin da rive dove gente non che per riva a corsa cura e lui allena a corsa cante massa te rovina tutta la libertà son contento di suo mondo ma sto mondo nella franga veggio vive come dicomi ai tempi quando è braghe e anche presento che se viveva molto meglio senza mangiare ci, con proprie palepine e proprie rughe noci qua, veggiando tutti in ciassa, godive la sitè. Me fa su una baracca con una branda quattro stesse due, crave una galinga un can, insieme a una montagna con di custi fin derive, dove gente non che veriva. A corsa cura le ole, la corsa cate massa, te rovina tutta lì per te. Sono contento di suo mondo, ma sto mondo nella franga, veggio vive come dicomi. Me diciamo sempre tutti, perché non pigiamo c'è, ma ho chiesa tanti becchi, quei corne fin ai pe, vuole bello vive solo e quando que delle pega, me fa su una lambada e cusci su repaga, me fa su una baracca con una branda quattro stasse due crave una galinga un can, insieme a una montagna con i custi fin de rive dove gente non che feriva, a corsa cura le ole, una corsa che te massa te rovina tutta lì per te. Sono contento di questo mondo, ma sto mondo è una franga, peggio vive come dicomi. Posci te, se che mondo con le venue, grande cosa, fiume, bordello, spesso, non se ne fa proprio uccidere. Me fa su una baracca con una brada, quattro strasse, due crave, una galinga, un can, insieme a una montagna con i custi fin derive, dove gente non che per i va.